I servizi di informazione elenco abbonati, di informazioni e prenotazioni turistiche, di aggiornamento delle ruote estratte e di news sportive sono offerti da Emifree. In base al DMC numero 145 del 2/03/2006 e alle delibere AGCOM 26/08 CIR e 15/04 CIR articolo 38. Tutti i servizi sono riservati esclusivamente ai maggiorenni titolari dell'utenza telefonica. Si consiglia di ascoltare sempre con la massima attenzione il messaggio gratuito. Si ricorda inoltre che per accedere ai servizi è necessario esprimere sempre il proprio consenso rimanendo in linea dopo il messaggio gratuito per i numeri 892 o premendo un tasto qualsiasi del proprio telefono per i numeri 895. Tra il numero 1 e il numero 90 la distanza è poca e la gioia è tanta. E poi quel che conta sopra ogni cosa è dipingere insieme una vita in rosa. È la casa dei numeri. Puoi venire anche tu dove il cielo è più blu, casa. Ci siamo, buon pomeriggio e torniamo di nuovo insieme dopo l'appuntamento mattutino sempre con Lio. Riprendiamo anche l'appuntamento del pomeriggio, quello delle 14:30. Tra l'altro lo sapete perché è l'ultimo appuntamento, poi ci vediamo questa sera alle ore 20 per l'ultima estrazione della settimana, ma del mese sarà la decima di febbraio, quindi attenzione. Nel seguire questa puntata, oltre che le notizie, ma quelle arricchiscono un po' l'appuntamento, attenzione ai consigli. Vedremo dove andremo insieme a Lio. E allora lo vado di nuovo a salutare. Poche ore fa ci siamo salutati. Ciao, ben ritrovato! Ciao Sheila, ben ritrovata, buon sabato pomeriggio a te, buon sabato pomeriggio a tutti coloro che stanno seguendo questa diretta importantissima, diretta determinante per i consigli validi quest'oggi, perciò attenzione, io con Sheila diciamo di seguire attentamente questa diretta perché questa è la diretta che ci porterà direttamente all'estrazione di quest'oggi. Già ci siamo visti questa mattina, attenzione perché vi abbiamo portato dei consigli veramente importanti, formidabili per l'estrazione di quest'oggi. Grande attesa per quanto riguarda alcune tracce e attenzione perché diventa veramente molto interessante il poter avere le ultime informazioni. Allora, visto che siamo in piena giornata d'estrazione e visto che molte persone aspettano questo appuntamento, ma nel dettaglio l'inizio di questo appuntamento per avere un'informazione, Sheila, io vado subito immediatamente in redazione per dar la possibilità a tutti voi di avere questo speciale. Ne abbiamo parlato stamattina, attenzione perché stamattina proprio io ho aggiornato questo portale con lo speciale numeretto 9 e la figura 9 perché diventa una traccia veramente importante e imperdibile, ambo eterno col numeretto 9 e eterno di figura 9. Attenzione a questo eterno di figura 9 perché per un rapporto di ritardo e di frequenza con la figura 9, ma soprattutto in questo eterno secco, bene, abbiamo in fase di sfaldamento questi tre numeri secchi e allora questo portale ritorna comodo a tutti voi perché vi permetterà unicamente di avere solo ora della fine un ambo e due eterni secchi, quindi il minimo indispensabile per rimanere in gioco anche quest'oggi proprio con le informazioni di Lio e Marco. E allora vi dico, andiamo di là in redazione, grazie. Molto, ma molto bene, 89, 22, 77. Già abbiamo parlato questa mattina di questo portale con questo contenuto e chi ha seguito la mattina, attenzione perché avrà visto, si sarà reso conto che ho aggiornato in diretta il portale, quindi attenzione perché questo diventa un messaggio, un contenuto estremamente importante. Speciale numeretto 9, attesissimo a diverse ruote, un ambo secco.
secco e un terno secco, quindi ambo di due numeri, terno di tre numeri con il 9. Il 9 è un numero importante, attenzione, perché ha queste due ruote fondamentali per l'ambo e il terno, ma poi diventa importantissima la figura 9, addirittura interno secco, unico terno secco, il super terno di figura 9. Ora vostro all'89 22 77, informazione dell'ultimo minuto, informazione esclusiva per voi che state seguendo il sabato pomeriggio con Casa Lotto. Working from 9 to 5, you know, I just nearly die. Money one can really buy, you know, I don't wanna die. I just need a coffee break, I don't wanna fade away. I just need a coffee break, I don't wanna be your slave. Working from 9 to 5, you know, I just nearly die. Money what can really buy, you know, I don't wanna die. I just need a coffee break, I don't wanna fade away. I just need a coffee break, I don't wanna be your slave. Avete fatto bene ad ascoltare questa informazione, informazione del numeretto 9. Beh, il numeretto 9 è veramente molto atteso, attenzione, perché abbiamo queste due ruote estremamente importanti per quanto riguarda il 9. C'è un ambo secco e un terno secco, attenzione, perché Genova-Palermo è attesissimo il 9, c'è questo ambo di numeretti che è veramente importante, e poi c'è il terno di figura 9. Diventa quel terno statistico calcolato dalla condizione di figura 9, e proprio per un rapporto anche di frequenza e ritardo di questo terno, beh, diventa veramente un buon terno. E allora voi avete ancora la possibilità di entrare in questo portale e di avere questa informazione. Ricordatevi che è l'informazione che io ho aggiornato stamattina proprio durante la diretta, Sheila. Bene, grazie Leo. Allora occupiamoci della rubrica Pizzi Pizzi Gossip e parliamo di Alessia Marcuzzi, non del fatto che non condurrà più l'Isola dei Famosi, ma sul fatto che ha preso le difese nei confronti di Elodie, che l'abbiamo vista meravigliosa sul palco dell'Ariston quest'anno. E dice Alessia: vero Elodie, se una donna è formosa e ha qualche chilo in più non si può giustamente dire nulla, se una donna invece è magra si può insultare invece come se nulla fosse, spesso usando parole come anoressia. È comunque hashtag body shaming, no?
Questo è quello che ha scritto appunto Alessia Marcuzzi sul suo profilo di Twitter, commentando l'arrabbiatura di Elodie, alla quale se ne è parlato un po', Marco Masini, dietro le quinte del Teatro Ariston, prima dell'esibizione della cantante, deve aver ridetto più volte, ribadito, insomma, sorridendo, però devi mangiare un po' di più, perché in effetti l'abbiamo vista un po' magrolina, però lei dice giustamente, io sono una sempre iperattiva, ho il metabolismo molto veloce, quindi quello che mangio riesco a bruciarlo. E Masini pare che dietro le quinte è stato un po' pesante, un po' pesantuccio, e molti sono scesi in campo comunque nelle sue difese. Beh, assolutamente, io penso che comunque ogni persona deve star bene con se stessa, di conseguenza sia molto magra, sia con qualche chilo in più, non bisogna sempre cercare il pelo nell'uovo per quanto riguarda questa determinata cosa. Se una persona sta bene con 3 chili in più, assolutamente deve continuare così. Se una persona sta bene con 4 kg in meno, è chiaro che si sentirà bene e di conseguenza deve continuare così. È chiaro che comunque alle volte veramente non si va mai bene, se si è troppo magri perché sei così magra, se hai qualche chilo in più ma perché non ti metti a dieta, di conseguenza io penso una cosa, arrivati a questo punto ce ne dobbiamo infischiare, ma dobbiamo semplicemente unicamente star bene con noi stessi. E di conseguenza io penso che questa è la formula migliore, anche perché se Elodie si sente bene così, si vede che avrà trovato il suo equilibrio, punto, stop, c'è sempre tempo per mettere 3 kg in più o per levare 3 kg, no? No, è vero, però purtroppo chi lavora insomma sotto i riflettori, che sia un cantante, un conduttore, appena qualche chilo in più o in meno, subito boom, preso di bersaglio e di mira, basta fregarsene e come hai detto tu, se uno sta bene con se stesso. Ma certo, assolutamente, io mi ricordo Adele, proprio che comunque ne abbiamo parlato. Ha perso veramente tanto. Tantissimi chili, è chiaro, se ha perso tutti questi chili ci sarà stato un motivo, ma è chiaro che comunque anche quando aveva qualche chilo in più lei non si è lamentata, anzi ha avuto proprio il successo più grande in quel periodo, di conseguenza io penso che comunque alle volte la gente parla proprio perché deve dire qualcosa, perché deve dire la sua, ma io penso e comunque ribadisco ancora quello che ho detto: se una persona sta bene con se stesso o se stessa, è giusto naturalmente che continui a star bene così com'è. Vero, vero Lio. Allora proseguiamo, dopo parleremo ancora di Carnevale, parleremo di Andy Warhol e poi anche del fatto che dei nostri amici animali, meglio fotografare il nostro amico a quattro zampe, ma c'è un motivo e andremo a parlarne dopo, è carina come notizia, ma andiamo da te Lio, vai. Assolutamente sì, ora attenzione perché io vi porto un'altra formula veramente molto interessante, ruota unica, una sola ruota per il 90 determinato, Bari ha la 44-46 come somma 90, diventa appunto importantissima, e sempre la ruota dell'8 di Bari ha la 58-85 che è la conferma del 90. Bene, queste sono le due condizioni basilari per quanto riguarda il 90, e allora attenzione perché vado subito immediatamente in redazione per questa formula importante solo alla ruota dell'8 di Bari, quindi questa è una gran bella informazione perché vi rendete conto, ci sono due ambi e un terno solo per una ruota, e quindi veramente potete gestire molto bene questa informazione, i due ambi secchi li potete anche unire in ambo terno, quindi è importante anche unificare perché è chiaro che si può sempre centrare il terno, e allora andiamo di là in redazione, grazie.
Bene, abbiamo l'895095, ripeto 895095, un portale importantissimo, un portale eccezionale dove spesso e volentieri il contenuto è sempre legato al 90 e anche in questo sabato pomeriggio per stasera abbiamo questa formula Bari 46 44. Questa è una somma 90 estremamente importante perché la ruota del lotto di Bari attende il 90 e la 58-85, attenzione perché dà una marcia in più al 90 di Bari. Ci sono due ambi, un terno secco dopo il tasto 3, quindi questo portale è accessibile da tutta la rete fissa e da tutti i cellulari, perciò non esitate, entrate adesso, ma proprio così con fiducia nel portale per avere il vostro 90 valido quest'oggi. Bari, ruota unica, unico 90, due ambi, unico terno secco. Nella casa di Milena c'è la festa che ci vuole, c'è la musica serena e ci sono poche parole. E Milena c'è, fiore forte e lento dell'amore. E Milena c'è, acqua che mi lama dal dolore. Casa di Milena c'è la festa delle rose, c'è la coppa sempre piena, ci sono danze deliziose. E Milena c'è, fuoco forte e lento della pace. E Milena c'è, orizzonte di carne che mi di Milena c'è la festa della mente, c'è l'amore anche per cena, c'è il sorriso sempre al dente. E Milena c'è, donna silenziosa e preferita. E Milena c'è, donna che fa bene, questo è il 90 a Bari, il 90 del sabato sera, due ambi e un terno secco. È chiaro che voi avete ancora la possibilità di avere questa informazione, molto probabilmente nel corso della diretta dopo le ore 15 ritorneremo su questo percorso perché io e Marco siamo estremamente convinti di questa informazione. Sheila. Lio, allora oggi vogliamo ricordare il grande Andy Warhol che ci lasciò 33 anni fa, giovane perché aveva 59 anni e si spense per colpa di impreviste conseguenze di una banale operazione alla cistifellea. Lui, il grande re della pop art, grande artista, abile uomo d'affari, collezionista sia di arte antiquariato sia di souvenir trash di plastica, questo mi sfugge, è un misto di cultura alta e bassa sempre mixata dai suoi gusti unici e irrepetibili.
famoso per le lattine di zuppe Campbell e per le sue Marilyn Monroe. Endish si cimentò anche nel cinema, nella produzione discografica e nella grafica, realizzando le copertine di un disco dei Velvet Underground, ricordiamo la famosa Banana, e dei Rolling Stone, un pacco in primo piano apribile con una zip almeno nella prima tiratura. Eccolo qua, lui, il grande Andy Warhol, che nonostante sia mancato, caspita, 33 anni fa, resta un grande della pop art. E appassiona molti lui, piace veramente tanto. Sì, assolutamente, piace veramente a tanti, quindi anche lui è un personaggio misterioso, sicuramente è un genio per quanto riguarda questa pop art. Di conseguenza ci sono appunto dei dettagli indimenticabili per quanto riguarda questo personaggio. Beh, è chiaro che se dopo 33 anni noi ne stiamo parlando, è chiaro che comunque ha lasciato qualcosa di concreto, qualcosa di tangibile. Beh, è chiaro che l'arte che una persona inventa, l'arte che fa una persona, si scorda veramente molto difficilmente se è piaciuta. Quindi io penso una cosa, è chiaro che comunque l'arte di questo grandissimo personaggio non piace a tutti, ma la maggior parte delle persone ha apprezzato quest'arte e di conseguenza, ecco perché lo stiamo ricordando veramente un grande. Resta unico nel suo genere, nella creazione, certo, delle sue arti, che resteranno veramente originali. Allora, abbiamo ancora tantissimo tempo per stare con voi per questo pomeriggio del sabato, altre notizie ci saranno, ma è il momento di nuovo nel tornare con te, Lio, vai. Assolutamente sì, ora io ho ancora la possibilità di ritornare in redazione. Beh, attenzione, perché questo è un bellissimo momento molto particolare, ma soprattutto sono molto contento perché vi posso portare l'otto segreto, perché vi posso portare facilmente questa informazione importante, l'informazione di l'otto segreto. Oggi vi permette di avere l'ambo e il terno con l'81. Sabato scorso abbiamo centrato un terno secco al primo colpo a tutte le ruote, sempre con l'otto segreto. Attenzione, perché abbiamo ambo terno con l'81, la data con il numeretto 9, quindi un gradito ritorno per quanto riguarda questa data. E poi attenzione, perché avete l'ambo del nome, quello vero, quello originale, quello che era nato proprio 22 anni fa con il sottoscritto. Attenzione, perché io vi chiedo di effettuare la vostra chiamata per l'otto segreto solo se veramente credete in l'otto segreto, solo se veramente volete avere questa informazione veramente importante. Già ne abbiamo parlato anche ieri sera, ieri pomeriggio, stamattina. Molte persone hanno ascoltato l'informazione, ma ce ne sono ancora tante che l'informazione non l'hanno avuta. E allora andiamo di là in redazione. Grazie. Bene, e l'otto segreto addirittura, tutto e solo sull'otto segreto, nel portale 89349434. Ripeto, 89349434. Dopo il tasto 3 voi avrete questa informazione unica, importante, con l'81 un ambo e un terno secco. Stop, ambo e terno nello speciale 81, valutate attentamente. E se volete anche solo questa informazione, è chiaro, dopo averla ascoltata chiuderete la chiamata, già avrete risparmiato. Speciale numeretto 9, data storica, una data importantissima. Attenzione, perché è lei, è proprio quella data là, quindi il ritorno di questo terno secco è importante. E poi c'è l'ambo del nome, quello vero, quello originale, valutatelo attentamente, perché in tutto e solo sull'otto segreto voi avrete la migliore informazione. Io vi chiedo solo di entrare, solo se veramente credete in l'otto segreto, solo se veramente volete questa informazione valida quest'oggi. Via con le vostre chiamate da rete fissa e dai cellulari 89349434, tasto 3. You can tell me that I am a fool.
Ecco, io sono ancora in redazione, non mi sono mosso. Prima delle ore 15 abbiamo un'altra possibilità imperdibile, ovvero quella di avere a Bari, solo alla ruota del lotto di Bari, dalla 44-46, la nuova informazione del 90. Una ruota per l'ultimo numero 90, due ambisecchi e un terno secco. E allora attenzione, perché questa informazione fa la differenza. Questo è il 90 del sabato sera, unica ruota Bari. Fate vostra la ruota del lotto di Bari, perché il 90 è attesissimo. E allora vi rendete conto, solo una ruota, potete veramente gestire molto bene l'informazione. Da rete fissa e dai cellulari 895-095 e dopo il tasto 3 voi avrete questa ottima informazione. La luce pian piano risale, l'immagine chiara risplende, inizia un programma speciale. Gli amici si stringono intorno, comincia una nuova canzone, lo schermo si illumina a giorno e vibra di nuova emozione. Ieri si mescola l'oggi a domani, si pensano nuovi pensieri, si vedono posti lontani.
continua sorpresa. Quindi Gianni, bella età, un po' donna, un po' bambina. Quindi Gianni, libertà, e più giovane di prima. Quindi Gianni, bella età, un po' donna. Molto, ma molto bene, attenzione, stasera 90 la ruota del Lotto di Bari, due ambi secchi e un solo terno secco, quindi questa è veramente un'informazione non ristretta, di più super ristretta, perché sono i due ambi e il terno pertinente con il 90, quindi avete ancora la possibilità di avere l'informazione e magari ritorneremo ancora su questo dettaglio. Sheila. Allora, grazie. Parliamo di animali, che ci piace tanto parlare di loro, e chissà se dà retta e ragione, insomma, a questo sondaggio, chiamiamolo così. Meglio fotografare il proprio cane, a differenza del moroso o dell'amorosa. Allora, lo sapevo che sceglievano delle foto simpatiche. Più che per il partner, il cuore, almeno quello che fa scattare tante foto, batte per l'amico a quattro zampe. Una ricerca afferma che più del 65% delle persone arrivano a scattare più foto del proprio cane rispetto a quelle del proprio compagno, appunto della propria compagna. È vero, sarà vero? Lo pensate anche voi? Avete un animale a quattro zampe e fotografate più lui che il vostro fidanzato o la fidanzata? Di Federico è vero, sì, lo so. Sì, ma io però non ce l'ho un fidanzato e una fidanzata. Io faccio tanti selfie a me stessa e alla mia luna, alla mia patatona, quindi non lo so. Beh, assolutamente, se l'amico a quattro zampe si presta, è chiaro che comunque... Ecco, se si presta. Se si presta, perché comunque alcuni proprio non ne vogliono sapere. È bello comunque fotografare il proprio cane, il proprio gatto, anche perché è chiaro che comunque ogni persona vuole far conoscere, vuole far vedere il proprio cane, il proprio gatto, il proprio gatto, e questo io assolutamente lo trovo un mezzo veramente molto bello, molto importante per quanto riguarda questa cosa. E io penso che assolutamente si fa bene a fare la foto al proprio amico a quattro zampe, ma soprattutto io vorrei aggiungere una cosa: la prossima volta che farete una foto al proprio amico a quattro zampe, mi raccomando, sensibilizzate ancora la campagna sull'abbandono e purtroppo anche sul maltrattamento dei cani e dei gatti, perché purtroppo ancora al giorno d'oggi alle volte si vedono di quei video raccapriccianti. Di conseguenza, mi raccomando, questa è una cosa che si può fare, e di conseguenza io vi chiedo questa cosa perché è secondo me veramente molto importante. Mamma mia, hai toccato un tasto del... Sai che io sto male, ma veramente sto male sui social, soprattutto su Facebook, quando alcune pagine postano dei video dove vengono maltrattati soprattutto i cani. Io sto proprio male, perché ci sono dei video talmente forti, con delle immagini che uno pensa, ma l'uomo, cioè, arriva fino arriva a quel punto, come fa? E sono agghiaccianti. Cioè, io non so se da un lato è meglio evitare di pubblicarli oppure far vedere l'uomo finché dove riesce ad arrivare la cattiveria, però alcuni sono veramente agghiaccianti. Assolutamente sì, alcuni sono veramente agghiaccianti. E io dico una cosa, aggiungo questa cosa: beh, è chiaro che comunque l'uomo può arrivare a tanto e forse oltre, però pubblicando questi video io penso che comunque si può risalire all'autore di chi ha fatto del male a un cane o a un gatto. Non lo so se poi comunque chi di competenza potrebbe risalire proprio nell'intercettare chi ha fatto una cosa così brutta. Io me lo auguro. E non parlo degli animali al macello, quello è anche tutto quella un altro discorso. Quella è un'altra discorso. Cosa. Video di cani vivi impiccati, o cani vivi gettati in vasche di acqua, una cosa che veramente vi prego,
Io non li apro, ma quando poi mi passano comunque il video, poi parte e riesco a vedere un secondo, ma poi io scorro perché non ce la faccio a vederli. Assolutamente, un divertimento disumano mamma per questi mia, no, disgraziati, sì. Io non lo so come ci si possa arrivare, davvero. Comunque, cambiamo argomento proprio. Sì, scela, che meglio. Abbiamo 25 minuti, poi ci sono persone che amano gli animali, li trattiamo come io ho un cane, lì ho avuto un cane, tanti dei ragazzi in regia hanno dei cani, dei gatti e alla fine vengono trattati come dei figli, sono viziati perché alla fine sono viziati e è così, fanno parte poi del della nucleo famiglia, familiare. Ma certo, ma è chiaro, comunque è questo che comunque tutte le persone dovrebbero comunque, io non dico di amare alla follia il proprio cane, il proprio gatto o gli animali in generale, però di rispettarli, stop, nessuno vi chiede di amarli, però vi chiediamo il rispetto, stop. Tu hai avuto un bellissimo pastore tedesco, Kira, sì, che purtroppo è mancata giovane, poi mi ricordo la Cora, tutti se lo ricordano molti in quel periodo, sì, che era quel pappagallo meraviglioso, ricordo quel giorno che era volata via. Sì. E si è andato tutta un'intera giornata per cercarla, poi è tornata a casa. Vabbè. Assolutamente sì. Ci però lasciano quando... insomma dei bei ricordi. Esatto, quando mi ha visto però si è ricordata e quindi è riuscita a Madonna. Farsi comunque prendere dal sottoscritto. Mi ricordo, sono passati anni ma mi ricordo. Esatto, vai Lio, torniamo a seguirti. Bene, io ritorno in redazione anche perché mancano circa 24 minuti al termine della diretta e allora attenzione perché il gioco di quest'oggi si fa veramente molto interessante e allora vi dico seguitemi di là in redazione, grazie. Eccomi, io sono in redazione, grande richiesta per quanto riguarda il numeretto 9, un numero estremamente importante e oggi questo numeretto 9 si conferma unicamente con un ambo secco e un terno secco, stop, quindi vedete che è veramente il minimo per poter rimanere in gioco con il 9, quindi attenzione, questo numeretto 9 è un numero che deve toccare diverse ruote, quindi io con Marco abbiamo valutato l'ambo e il terno, l'ambo è numeretto e 9, quindi attenzione perché è molto importante e interessante questo ambo secco e il terno è di figura 9. E poi nel dettaglio abbiamo la figura 9 con il terno secco di figura 9, da ritardo e frequenza di questo super terno abbiamo la fase di sfaldamento per quanto riguarda questi tre numeri. Allora, 89, 22, 77, ripeto 89, 22, 77 e dopo il tasto 3 voi avrete unicamente per quest'oggi la possibilità di avere il meglio del 9 e figura 9. 2, 3, 4. C'è la frequenza, c'è l'emittenza, c'è la partenza, porta pazienza, la sigla è pronta, sai, metti il cartello, dai. È nostra, yeah. È nostra, yeah. È nostra ancora, ma siamo in onda belli, volo come gli uccelli. È nostra, è nostra, è nostra ancora, ma c'è il mixer audio, c'è il mixer video, tieni il proteggio che se non è peggio, metti il cartello dai, se non si passa guai. È nostra, è nostra, è nostra oramai. Siamo in onda piena, adesso andiamo in scena. È nostra, è nostra, è nostra oramai. Siamo in trasmissione, questa passione è nostra, è nostra, è nostra oramai. C'è la frequenza, c'è l'emittenza, c'è la partenza, porta pazienza, si piazza, sai, metti il cartello, dai,
nostra, è nostra, è nostra oramai. Eccoci qua ancora a Casalotto, intanto vi dico grazie, molte persone hanno ascoltato l'informazione del numeretto 9 in ambo e interno e il terno di figura 9, beh assolutamente avete fatto bene perché questa è la statistica valida quest'oggi, oggi sabato pomeriggio, beh, è chiaro che ci sono anche molte persone che non possono seguire Casalotto durante il corso della settimana e allora ancora una volta noi diciamo benvenuti a tutti voi e potete ancora sfruttare questo portale che termina con 77. Sheila. Grazie Lio, allora visto che ci avviciniamo comunque pian piano alla fine della puntata e sempre di più poi all'estrazione del sabato sera, torniamo a parlare di lui, la maschera siciliana, perché così poi giustamente Lio si collega alla ruota di Palermo perché è atteso un bel centenario su Palermo. E parlo di lui, di Peppe Nappa, che adesso arriva anche la foto, ormai è familiare perché ne stiamo parlando in questi giorni comunque, questa maschera siciliana della commedia dell'arte che per la prima volta appare nel 1610. Ha un po' di caratteristiche particolari perché è beffardo, è pigro, gli piace danzare, fare i salti, è goloso, gli piace stare in cucina, annusare tutti i buoni profumi, ama il cibo e il vino, sono la sua passione. Mica scemo poi alla fine sta maschera. Allora, la vediamo, è un po' ingombrante perché è parecchia grande la giacca e i pantaloni di questa maschera, ha un cappello di feltro bianco o verde su una calotta bianca e il nome deriva da Nappa, che in siciliano vuol dire toppa. Che porti fortuna questa maschera questa sera? Beh, sicuramente un goffo. Peppe Nappa, quindi dedicato alla Sicilia come maschera di questo periodo, come maschera del carnevale. È chiaro che questo è un periodo molto interessante per quanto riguarda determinati aspetti tradizionalisti. Ad ogni regione corrisponde sempre una maschera. Noi ce ne stiamo occupando, allora attenzione perché è direttamente collegato al 22 centenario della ruota di Palermo e allora attenzione perché questo 22 manca oramai da 171 estrazioni e nella statistica ha già oltrepassato il ritardo storico. Cosa vuol dire? Vuol dire che l'ultima volta che il 22 alla ruota dell'8 di Palermo era in ritardo non era arrivato alla 171esima estrazione. Attenzione perché c'è questo terno secco dedicato a Peppe Nappa, è un terno di tre numeri. Il portale vi conferma anche l'88-89 di Marco, ambo secco con l'88 e terno con l'89, quindi vedete che proprio il minimo indispensabile ancora una volta per rimanere in gioco e poi attenzione perché c'è l'ambo universale. Questo ambo universale lo potete accostare anche al 9,90, quindi capite che questa è una chiamata unica, questa è la chiamata che vi permetterà di avere il meglio di Lio e di Marco, perciò attenzione perché è un tutto compreso. E allora io vado di là in redazione, attenzione perché questo portale è il portale anche che vi permetterà di risparmiare, ma come fare a risparmiare sul costo della chiamata? Beh, quando avrete ascoltato l'ambo, il terno che vi interessa, potrete chiudere la chiamata, così facendo, è chiaro, non avete le altre informazioni, ma risparmierete sul costo totale della chiamata. E allora seguitemi di là in redazione, grazie. Eccomi in redazione ed ecco che abbiamo il fantastico 89-34-94-94, ripeto 89-34-94-94, dopo il tasto 3 voi avrete delle possibilità, prima possibilità speciale 88-89, attenzione perché oggi è la decima del mese, sapete quanto è importante l'88-89, Marco ha preparato un ambo secco
secco e un terno secco. Stop. Quindi qua dai sistemi storici di Lio Di Marco abbiamo questa traccia che tutti vogliono. Quindi se volete stasera anche solo un ambo, quello con l'88, lo potete ascoltare, chiudere la chiamata, ma attenzione perché anche l'89 è molto importante. Il terno di Palermo è dedicato a Peppe Nappa, attenzione perché è il terno con il 22 centenario della ruota siciliana, e allora attenzione perché è sempre in questo portale. E poi c'è anche l'ambo universale, un ambo di due numeri importantissimo da valutare anche come ambo secco, quindi attenzione perché questo si può valutare come ambo secco e solo successivamente si può accostare una volta al 9 e una volta al 90. E allora completo il portale 89 34 94 94, scegliete voi quale informazione valutare, ma potete valutarle anche tutte e tre perché sono ristrette, soprattutto sono pronte per l'estrazione di quest'oggi. C'è la frequenza, c'è l'emittenza, c'è la partenza, porta pazienza, la sigla è pronta, sai, metti il cartello, dai, è nostra, yeah. È nostra, yeah. È nostra oramai, siamo in onda belli, volo come gli uccelli, yeah. È nostra, è nostra, è nostra oramai, e c'è il mixeraudio, c'è il mixeraudio, tieni il proteggio che se non è peggio, metti il cartello, dai, se non si passa guai, è nostra, è nostra, è nostra oramai. Siamo in onda piena, adesso andiamo in scena, è nostra, è nostra, è nostra oramai. Siamo in trasmissione, con tutta questa passione, è nostra, è nostra, è nostra oramai. Video, tieni il conteggio che se non peggio metti il cartello, dai, se non si passa guai, vieni, è nostra, è nostra, è nostra oramai, è nostra, è nostra, è nostra oramai, yes. È nostra. Eccomi, noi siamo di nuovo a Casalotto, come sempre io con Marco vi devo ringraziare perché più amiche hanno scelto questa traccia comoda di questo tutto in uno, perché ora della fine, vedete, alle volte vi basta una sola chiamata per avere il meglio e in questo caso c'è veramente il meglio con 88-89, un ambo con l'88 e un terno con l'89, e ritorniamo indietro proprio di 22 anni, proprio nello speciale 88-89 di Marco, attenzione, ambo universale da valutare, è chiaro come ambo secco perché questo è proprio l'ambo universale. Quando si chiama ambo universale? Quando l'ambo può arrivare a più ruote, e questo ambo si può benissimo abbinare una volta al 9 e una volta al 90. E poi c'è il terno di Peppe Nappa dedicato alla smorfia, soprattutto al carnevale siciliano, attenzione perché comprende il 22
due centenario di Palermo e ancora potete avere questa buona informazione. Sheila. Grazie Lio, ultima notizia e poi tutto dedicato agli ultimi minuti con i consigli in redazione con Lio. Sapevate che l'Apo Elkan e Ronaldo, il calciatore, si sono messi insieme, lavorativamente parlando, con un marchio di occhiali? Se non lo sapevate, ve lo diciamo. Ebbene, insieme per questa nuova collezione di occhiali Italia Independent per CR7E Eyewear, dedicata e ispirata appunto al campione portoghese della Juventus. La nuova collezione verrà svelata in anteprima mondiale, mancano pochi giorni, al Mido 2020. Nel frattempo l'imprenditore e il giocatore, che li vediamo in foto, hanno rilasciato un breve spot preview, il video che svela alcuni modelli della collezione, di cui forse quelli che indossano, immagino, incarna lo spirito della collaborazione che ha visto proprio l'Apo e Cristiano coinvolti in prima linea. Tra i due è nata una straordinaria intesa che ha consentito di sviluppare questo bellissimo progetto. Oh, una cosa bella. Non so, vediamo, bisogna vedere anche il costo di un paio di occhiali. Beh, chiaro, quanto comunque lo metteranno fuori. L'hanno pensata bene, comunque adesso che arriva la primavera, sì, l'estate, quindi gli occhiali vanno per la maggiore, hanno pensato appunto di fare questa nuova linea e vedremo appunto, come tu dicevi, anche quanto possono costare, anche perché comunque di occhiali ne abbiamo fin sopra i capelli, quindi ce ne sono veramente tanti e io penso che comunque non c'era bisogno, però se l'hanno fatta è chiaro che comunque un motivo ci sarà e apprezzeremo. Beh sì, poi due nomi come l'Alpo e Ronaldo. Certo, assolutamente. Dai, certo, vedremo, sì. Tra pochi giorni usciranno fuori e ne parleremo sicuramente, riprenderemo l'argomento magari settimana prossima tra una decina di giorni. Riprendiamo invece l'argomento perché così riempiamo questi ultimi 8 minuti, poi ci salutiamo. Nel pomeriggio mi raccomando, giocate con cervello, lo dico sempre, e poi alle 20 ci troviamo. Assolutamente sì, manca veramente poco al termine di questa diretta, ma sarai con noi a Casalotto anche stasera? No, stasera io scappo, vado al lago, ci sarà Clara con voi questa sera, ritorna, è stato bello insomma riempire questo venerdì e questo mezzo sabato, però per me poi la domenica e il sabato sera è sacro, vi guarderò da casa, dal lago. Va bene, allora io vado in redazione e allora per tutti coloro che ancora non hanno chiamato, attenzione perché vi do la possibilità di aggiornare le informazioni valide appunto quest'oggi, valide esattamente tra poco più di 4 ore e mezza. Seguitemi, grazie. Insistiamo, io e Marco con il 90, la ruota del lotto di Bari, attenzione perché questo 90 è determinante dalla 46-44, quindi somma 90, una sola ruota Bari, ma attenzione perché c'è anche il 58-85 che dà una marcia in più ai due ambi, alterno secco con il 90. Bene, nel portale 895-095 avete solamente e unicamente questa informazione e allora la diretta si sta avviando verso la conclusione. Attenzione perché se volete questa informazione ho ancora delle linee con questo contenuto, quindi mi raccomando sfruttate adesso 895-095, tasto 3 da tutta la rete fissa e da tutti i cellulari. Concentration, heart is just our nation, waiting for the land of hope and dreams. Playing for freedom, dancing on the green grass, breaking every mask. Freedom is just nearer than it seems. Black Panther, yeah, play for freedom. Black Panther, yeah, use your wisdom. Black Panther. Whoa. The
Ecco, io sono rimasto in redazione sempre a controllare le linee, attenzione perché ci sono ancora delle possibilità importanti per avere tutto e solo sull'otto segreto con lo speciale 81, un ambo secco e un terno secco, stop. Chi vuole valutare anche solo l'ambo o il terno con l'81 è chiaro che può entrare nel portale, ascoltare l'ambo e il terno, chiudere la chiamata e già avrà risparmiato. Ricordo che l'81 ha dato il terno proprio sabato scorso alla ruota di Roma con l'otto segreto, la data storica del numeretto 9. Beh, proprio quella data là, valutiamola in ambo e in terno secco e poi abbiamo il ritorno dell'ambo del nome. Quello vero, quello originale, quello firmato lì. Allora attenzione perché qua avete ancora il meglio, tutto e solo sull'otto segreto in poche informazioni valide quest'oggi. Via con le vostre chiamate 89 34 94 34, ultima volta, ultima possibilità, non esitate, non perdete questa ottima informazione. But my heart is only deep and blue. You can say I'm out of my mind, but I'm only deaf and blind. Howling at the night at the moon, no one coming to you soon. The beast is our freedom food. You can call me the loop garoon. You can say I wasted my life. You can say my wife, running in the wood in despair, feeling something strange in the air, howling at the night at the moon, no one coming to you soon, the beast is now free and free, you can call me the loop garoon. Growling like a fat beast snake, your blood is cold and you start to shake. Amici di Casalotto, vi saluto, è stato un piacere stare con voi ieri, stamattina e oggi con Leo, vi saluto, stasera appunto ricordo che torna Clara, in bocca al lupo per la decima estrazione di febbraio, ciao Leo! Assolutamente sì, grazie a te Sheila, grazie a Marco, grazie a tutti voi che avete seguito il sabato pomeriggio, la diretta del sabato pomeriggio, tra 4 ore e mezza ci sarà l'estrazione del sabato sera, noi ci saremo e voi vi aspettiamo, a dopo, ciao! Ciao ancora, ciao!